l'ho detto. Tutti insieme. Valentin Giuliano Cerini, AS Roma, 1 minuto e 56 secondi. Gabriele Lereggi, Luca Malandruccolo, Gioele Morgia. Storia dopo Allumiere per Valentin Giuliano Cerini. Ale Giuli, 3 minuti e 55 secondi, seconda posizione per a punteggio Gabriele Lereggi, a punteggio anche Luca Malandruccolo. Gabriele porta il comando, Jacopo Rossi, mano in cassetta, ultimo giro, questa volta è la vittoria vera per Jacopo Rossi. Seconda posizione per un generosissimo, ma quanto bravissimo, profeta in patria, Manuel Calzetta. Ultimo giro, forza ragazzi. Tirata a Capobianchi, pallone, attenzione, pallone deve coprire il buco creato da Coria Marchione. Marchione, pallone, ed è ancora Gianluca Pannone, Gianluca Pannone vicino il fuoco Fidaleo, secondo Luca Marchione, terza posizione, ancora essere infilata a quarto per Francesco Viscuso. Gabriele Albozzi, testa della corsa, Marziale Luca sembra accusare il colpo. Giorgia Sanna in quarta posizione, c'è un vicini del fuoco Fidaleo che occupa il terzo gradino virtuale del podio con Alex Gasperis, quarta Giorgia Sanna che sembra fare i conti con uno scatenato. Gabriele Alfonsi, ma la vittoria è ancora sua per Luca Marziale, una cavalcata alla Fabian Cancellara, vince Luca Marziale, il degno avversario di Luca Marziale, ciclisti Capriglia per Gabriele Alfonsi, secondo classificato Leo, il derby per il terzo posto, Roma Latina, eccolo Alex De Gasperis, vicino al fuoco Fidaleo, terzo Giorgio Sanna, bravissima, quarta l'aronessa giallorossa. Ragazzi, G5 alla riscossa, categoria G5, trofeo Magnieri Ceccarelli, Colle del Sole, ci siamo, si prepara la festa dell'SD Pirata di Sette, del presidente Andrea Campagnaro, da Allumiere, dopo il campione di Faggi, a Colle del Sole, la vittoria di Mattia Comenti, SD il Pirata, Sette, ancora SD il Pirata, vi scuso, vai Monaldi. 60. Andrea Morgani, sono in quattro, Cresca, Morgani, Marcellusi, Ceci, si è staccato Agostino De Santis, Matteo Rizzi, Giorgio Passi, il trofeo Manieri Ceccarelli, Ceci, Marcellusi,